Salve carissimi, innanzitutto bentornati nella soffitta di camera mia. Cambio veloce di location, posizione della telecamera a parte. Volevo fare un po' di prove, volevo un attimino variare la location per farvi vedere sempre la porta che si trova là alle mie spalle. Quest'oggi parliamo della Definitive Collection, in particolare di Phantomius, Ladro Gentiluomo, volume 4. La storia è come al solito scritta e disegnata da Marco Gervasio, autore disneyano che possiamo vedere qui in alcune delle sue prove contenute poi all'interno di quest'albo stesso, che mi convince tanto, un disegnatore che a me piace tanto. Questa qui è una cover alternativa contenente l'albo qua, un disegnatore che mi piace in particolar modo per un tratto molto semplice, molto pulito, in un qualche caso anche di cavazzaniana memoria, non sempre. Un autore che, per quanto sia autore completo, mi piace più come disegnatore che come sceneggiatore, senza però voler andare a sminuire le sue capacità di soggettista e sceneggiatore delle storie che lui stesso idea e realizza anche dal punto di vista grafico. E è giusto un gusto mio personale, per dire, di Casti preferisco di più come sceneggia, come scrive i testi, che non come disegni. Ma una bella storia di Casti è bella anche disegni, una bella storia di Marco Gervasio è bella anche sotto profilo dei testi. Ci ho detto, quattro sono le storie contenute all'interno dell'album, ma piuttosto che farvi un'analisi delle singole storie, vi parlo in generale un po' di alcune impressioni che ho della serie fino a questo momento, in particolare legato a quello che ho letto proprio all'interno di questo quarto volume, che contiene quattro storie: Gli Anelli di Cagliostro, Il Tesoro di Francis Drake, Phantomius d'Egitto, Il Ladro e Il Miliardario. Un quarto albo che diventa sempre più legato ad una trama orizzontale, cominciata nel numero precedente, e che diventa sempre più difficile da comprendere senza avere le basi. Quindi, per chi volesse recuperare questa storia, consiglio principalmente di recuperare almeno il numero 3. E poi, se non si vuole fare una spesa eccessiva tutta in una volta, recuperare gli ultimi due numeri, e poi nel caso recuperare anche i primi due numeri della collana, così da avere tutta la storia completa. Ma almeno, se si vuole proprio gettare all'interno di questa serie in questo momento, almeno ha un quadro delle vicende un pochettino più ampio. E questo perché le vicende fanno riferimento ad un villain che è stato in realtà introdotto nel numero precedente, di cui non dirò nulla per non fare spoiler, e che qui viene sempre più espanso, ci viene data una motivazione, ci viene detto chi è, quali sono le sue motivazioni, perché ce l'ha con Phantomius in particolare. Una spiegazione che personalmente reputo sì e giusta, perché è una spiegazione che ci sta all'interno della storia, ma che non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché quando ci è stato mostrato per la prima volta questo antagonista, avevo determinate aspettative, delle aspettative legate proprio a chi sembrava essere, ecco, un personaggio così ambiguo, così cattivo, ci voleva. Era un personaggio che andava oltre il semplice investigatore che ce l'ha con il ladro, in questo caso per l'appunto Phantomius, il ladro gentiluomo, per andare a cercare qualcosa di un pochettino più complesso, un pochettino più articolato. Poi si scopre la verità man mano che la storia va avanti, ed è un po' un'occasione a metà persa, ecco, non dico del tutto persa, per quanto bisogna vedere come la storia si evolve nel suo proseguo. Anche altri personaggi, come quello di Jane Yu, la ex fidanzata di Phantomius, presentata nel volume precedente, qui ritorna ed è molto in collaborazione con questo villain, e quindi sarà interessante vedere anche in che modo Gervasio utilizzerà nel proseguo della serie questo personaggio. In realtà molto di quello che l'autore scrive all'interno di questo albo è da vedere in divenire. Non è un albo che sì, porta avanti questa sottotrama legata a questo villain, ma che molto è relegato a ciò che succederà successivamente. È una storia che quindi ha diverso potenziale, anche molto interessante, ma che non lo compie del tutto, e bisogna vedere se è intenzione dell'autore aver gettato dei semi che verranno ripresi più avanti, o se invece alcune cose sono gettate, seminate,
e poi lasciate o solo apparentemente seminate per il lettore, e invece per Marco Gervasio sono storie già compiute. Sotto questo punto di vista, in Fantomius d'Egitto abbiamo una determinata scoperta legata al viaggio che Fantomius fa in Egitto e una, in questo caso, riscoperta di un personaggio secondario della serie, molto importante per il protagonista stesso, ma praticamente mai presente all'interno delle storie, non scendo in dettagli per non fare spoiler, che si trova in Egitto a fare una determinata cosa. Ma se questa cosa qui vuole essere solamente una spiegazione del perché non sia presente, non è una spiegazione che mi serve, non è una spiegazione che voglio, non mi serve, non mi sembra così fondamentale per la continuità della storia. Viceversa, se questo personaggio avrà un ruolo per le vicende future, tanto di cappello, voglio sapere che cosa fa. E quindi stessa cosa l'introduzione di alcuni personaggi nei volumi precedenti, visto che sono comparsi nei volumi precedenti, li dico chiaro e tondo, che sono la parodia di Hercule Poirot e di Sherlock Holmes, che è carina come citazione, carino che siano stati messi in gioco. Ma se non ritornano nelle prossime storie, il tutto risulta un po' molto citazionista, piacevole per una storia autoconclusiva, ma che mi metterebbe un po' di, non lo so, un pochettino, mi renderebbe un pochettino triste. Un'altra cosa che ho notato proprio all'interno della serie, e che in questo albo qui è proprio da padrona fondamentalmente, Fantomius è il classico ladro gentiluomo, è il classico ladro alla Diabolik, che potete vedere qui alla mia destra, o alla Kaito Kid, se vogliamo prendere una versione più parodistica di Gosho Yama, che sa tutto, ha studiato i piani alla perfezione, è un abile psicologo, anche se sa un sacco di cose che nessun essere umano saprebbe mai. Il problema è il come si pone quando sa queste cose. E se negli albi scorsi lo faceva, a mio parere, bene, era comunque sia un'intenzione parodistica e ci stava, qui risulta o un Deus ex machina per risolvere la situazione, o lo fa con una saccenza, un'arroganza che non mi è piaciuto, neanche Topolino quando è antipatico, quando fa il saccente così antipatico, raggiunge veramente una vetta di antipatia che non ne avete un'idea di quanto ho odiato Fantomius in alcuni di questi frangenti qui dove falso tutto io. Però al di là di questo, che è un difetto a mio parere non da poco, le storie prese singolarmente si leggono che una bellezza, scorrono via veramente nel giro di 10 minuti, il che non vuol dire che siano corte, ma che le divori veramente in poco tempo perché ti piacciono, perché ti appassionano. L'ultima storia è una delle ultime, prima di parlare dell'ultima storia, uno dei punti di forza sempre di Fantomius è la volontà di fare delle citazioni. Citazioni a storie passate, a storie prese, a eventi degli anni 20, qui più che effettivamente a eventi del 1920 si fa riferimento per lo più a storie del passato. Abbiamo il Duca Pazzo nella storia Il tesoro di Francis Drake, Duca Pazzo personaggio ideato da Karl Barks, mentre in Il ladro e il miliardario, ultima storia dove vediamo per la prima volta lo scontro, la prima e ultima volta purtroppo, lo scontro tra Fantomius da un lato e Zio Paperone dall'altra, dove abbiamo citazioni sia nei confronti di Don Rosa, con alcune vignette che vengono riprese e ridisegnate rispetto alla saga di Zio Paperone, sia a Guido Martina e comunque sia agli autori, non c'era anche qualcun altro in questo momento mi sfugge, De Paperino, il diabolico vendicatore, la prima storia di Paperinik, con anche una quadratura del cerchio che sinceramente a me fa impazzire, sono quegli elementi nerd fondamentalmente che a me fanno impazzire, perché è una citazione che dà una spiegazione a quello che vediamo, abbiamo visto in passato e soprattutto funziona, ha senso, funziona, non c'è altro modo da dire, cioè non è quella citazione che vuole essere un omaggio, però se ci pensi, le due cose non possono coincidere, non possono essere intrecciate. Qui è un omaggio che funziona perché quello che viene detto, quello che succede,
ha senso che può essere ripreso più avanti nel corso della trama. Quando ho fatto in questo momento non ho un esempio pronto, di solito quando faccio i video sono sempre abbastanza accendo la telecamera, registro fondamentalmente, quindi non ho un esempio di storie che non funzionano, ma viene semplicemente da pensare a Maleficent, quanto non funziona nei confronti della Bella Addormentata nel bosco. Poi Maleficent ti racconta anche le vicende della Bella Addormentata nel bosco, però all'inizio, quando pensi che sia un prequel, e che, o almeno io l'ho visto pensando che fosse semplicemente un prequel, e che quindi non arrivasse agli eventi, capivi che non funzionava, non poteva essere quella la malefica della Bella Addormentata nel bosco Disney. Ciò detto, citazione di un film che ho detto non mi è piaciuto, è un volume che consiglio. Ma consiglio anche di recuperare almeno il terzo volume, perché come dicevo, diventa fondamentale per capire le vicende che vengono raccontate all'interno di questo albo. 4,50 € per 120 pagine, purtroppo è la serie che viene più penalizzata dal rapporto pagine-prezzo della Definitive Collection, ma che ha un prezzo ancora molto nella norma, molto accettabile per quello che è il mercato da edicola dei brossolati Panini. Quindi. Ecco, non è un prezzo campato per aria ed è un prezzo che secondo me ci sta, e soprattutto è una testata bimestrale, quindi soprattutto se non interessano tutte le testate, è un prezzo che può essere affrontato da tante persone. Detto questo, ci vediamo al prossimo video del canale.